Ho finito yoga. Incredibile, davvero. Dopo quanti mesi? Dopo 5 mesi? 6 mesi? Ho finito yoga. Ora, posso dirvi che le robe che mi avevate detto in merito al fatto che questo anime, mi avevate messo in guardia che questo anime era un po' noioso e che non era romance, erano assolutamente vere. Erano assolutamente vere. Ovvero, non è romance, zero. Zero proprio. Non, cioè, c'è un po' di romance, ma. Una goccia proprio, un granello di romance in un mare di slice of life. Questo è tutto 99%, 95% slice of life. Il problema è che, allora, è slice of life, quindi racconta la vita di questi protagonisti, di quattro ragazzi, sono Otaro, Oreki, Chitanda, Satoshi e Mayaka, che perché da sono dei bei personaggi, mi piacciono pure di design e tutto quanto, però secondo me, come dire, si fanno un po' troppe pippe mentali, perché la maggior parte degli episodi li passano a scervellarsi su cose, possiamo dire, dalla dubbia utilità. E quindi quando te lo fanno all'inizio dell'anime, dici, cioè all'inizio, nei primi episodi, dico, vabbè, ok, ci sta. Però alla fine tutto l'anime è così. Quindi posso tranquillamente capire come mai molte persone si sono annoiate a vedere Yoka. E non vi nego che in alcuni episodi, considerando che non è che sono 12 episodi, sono 22 episodi, in alcuni episodi mi sono un po' annoiato pure io, perché letteralmente ci sono episodi in cui non fanno niente. Parlano di cose veramente inutili e capito, non lo fanno una sola volta durante la serie, ma lo fanno più volte, quindi alla lunga inizia magari anche un po' a stancare. Però comunque è caruccio. Su questo niente da dire, è un anime caruccio, solamente è un anime che consiglierei solo a, non lo so, proprio amanti dello slice of life puro, puro e semplice, perché per carità ci sono scenette carine, ci sono aneddoti belli, non è che tutti gli episodi sono così, però diciamo che su 22 episodi, come possiamo definirlo, ci saranno magari 5-6 episodi belli. Una decina di episodi nella media, cioè nel senso normali, tranquillissimi, e altri 5-6 episodi che io reputerei quasi noiosi. Quindi questa è più o meno il mio parere su Yoka. Ah, tra l'altro, qualità incredibile, colonne sonore bellissime, però vabbè, Kyoto Animation penso ovviamente lo conoscete. E secondo me, almeno personalmente, mi sarebbe piaciuto magari vedere un po' più di romance per render alcuni episodi meno noiosi. E invece appunto la componente romance c'è, perché ovviamente i personaggi. Si vede proprio che c'è un po' di interesse tra i protagonisti, però è molto poco approfondito. Proprio poco, poco, poco. Quindi sì, cioè lo consiglierei a poche persone, Yoka, perché penso veramente al 90% per come sono fatte in generale le persone che comunque vogliono vedere azi o azione o sviluppi o robe, al 90% secondo me annoia, Yoka. Su questo non ho dubbi. Lo sviluppo del protagonista e dell'amico, tanta roba. Ah, quello sì. Ah, ovviamente, infatti ve l'ho detto, i personaggi niente da dire. Cioè lo sviluppo dei personaggi e i personaggi stessi sono belli. Anche le relazioni che ci sono tra i personaggi. Però è un po' pesante, cioè in generale proprio il, come dire, il contenuto degli episodi alcune volte è proprio pesante, cioè non passano. Quindi nel complesso posso dirvi che stiamo intorno al 7 per quanto mi riguarda, cioè non è un anime al quale darei 8 perché nonostante ha avuto dei bei episodi, dei bellissimi episodi, dei begli episodi, sì, tipo gli ultimi due episodi molto belli e ha dei bei personaggi, per quanto mi riguarda questo è tipo un 7 e mezzo come voto finale. E quindi sì, 7 più 7 e mezzo, cioè 7 più mi sa che è troppo poco, quindi io per adesso sto su un 7 e mezzo, ma non gli darei più di 7 e mezzo a Yoka.